Benvenuti, signore Sancor. Eccoci ad un'altra puntata nel nostro caro 6 ottobre 1901, che segna ottobre, il mese della vittoria schiacciante delle popolazioni ispaniche sopra la popolazione anglo-tedesca, italo-irlandese, americana, praticamente. Chiaramente siamo superiori noi, lo sappiamo. Abbiamo sconfitto gli americani, gli abbiamo inferto un'umiliazione che non si dimenticheranno tanto facilmente, e il loro prestigio è uguale a quello del mio dito, il mignolino. Ora, ragazzi, però non dobbiamo dormire sugli allori, ma c'è da cercare di capire le problematiche e risolvere queste problematiche. Una delle problematiche è stata la nostra incapacità di mantenere il controllo del confine. Codesto perché no gesera abbastanza spazio. Vedete? Quindi noi ora andiamo a premere e ci mettiamo di tasca mia. Puttana Eva, non me ne frega niente. I soldi per sta cazzo di ferrovia. Qui non si può. Però qua si può. Che qua si può. E anche qui. Noi ci fortificheremo e saremo fregnissimi. Purtroppo non posso investire qua in California. Se devono investirsi los otros, e questo è. Noi adesso, tra l'altro, vediamo un attimino il mondo come va ora che abbiamo riportato l'ordine e la democrazia monarchica, che non è democrazia, nel mondo. Abbassiamo tantissimo le boats a 70. Sì, noi abbassiamo tantissimo anche l'esercito, 60, o al genere. E torniamo a casa lessi, proprio con le pive nel sacco, un po', sì, ma non del tutto, loro ce l'hanno più di noi. Quindi abbiamo preso veramente tante. Ho controllato e alla fin fine la popolazione americana è anche aumentata di 1 milione, ragazzi, cioè è aumentata di 1 milione. Immagino che comunque sarebbe aumentata molto di più se non avessimo seccato un bordello di gente. Però comunque si hanno figliato fin troppo. Ora, problemi alla mano, a parte risolvere l'assito qui del mettere giù bene i confini e di rivedere un'America più felice. Vorrei vedere anche i miei alleati che tornano a casa, non che stanno fermi lì. Eccoci. Vacca puttana. Sapevo che l'IA era ritardata, eh. Ma lì non credo torneranno mai a casa, ragazzi. Saranno già lì pronti per la prossima guerra a morire. Perché come fai a tirarli fuori da lì? Vabbè. Oh, guadagniamo veramente un boato. Abbassiamo subito le tariffe. So che è finita la guerra, non dobbiamo più spendere in tutto quell'esercito. Abbassiamo le tariffe, diamogli un po' di respiro. Adesso cerco anche un attimino di capire qua come va tutta la faccenda. Perché? Ma a parte il fatto che nel Foreign Empire abbiamo 100 e voglio assolutamente banno. No, aspetta un attimino, poi banno l'ambasciata americana, non li voglio più vedere qua. Dobbiamo capire un attimo la faccenda qui di vedere se mantenere le robe per i vabbè, Spanish fascist li ho appena visti. I nazionalisti filippini se si piantano una calmata oppure no. Cioè, adesso qui nelle loro zone, visto che noi gli abbiamo messo l'appeasement, loro hanno 0,7. Qua sotto è il cancro. Qua è 1, 1,9. Diciamo che qua sopra dove è 0,7 possiamo anche toglierlo. Perfetto, almeno ci si libera un assito e iniziamo a fare i soldati. Qua dove è 1 io glielo lascerei, e qua dove è 4 e 5, anzi qua dove è 1 lo toglierei pure da qua, ma lo lascerei qui dove è 4 e 5, che si sa mai. Signori, si parte, intanto il mondo è questo. I Qing sono... c'è il Tibet libero? No, ok, è satellite dei Qing. Il mondo è questo qui dall'arresto dall'altra parte del mondo, i russi sono lì, i tedeschi sono lì, sto pensando, ecco, davvero di pisciare forse, questo è l'obiettivo, pisciare forse gli inglesi e andare per i francesi, per l'impero francese, spaccarglielo su tutto e porre fine, cazzo di bandiera questa qua, at war with, ah, sta facendo guerra tipo in Vietnam, fare guerra per un posto al sole c'è tipo... Sembra sbaglio il puppet. Place in the sun, eh? Place in the sun è veramente bello. Qualcosa pure spaccargli l'impero, una roba del genere. Ce li avremo, insomma. E fare una bella gang
Bang, vecchio stile, sopra i francesi. Sarebbe la ciliegina, no? Già che fanno schifo tecnicamente, perché non è che sono tanto migliori di noi, eh? Noi abbiamo 1710, loro 1776. Noi abbiamo tre volte il prestigio, ma non abbiamo l'industria. Dobbiamo raggiungere quei vigliacchi. Un'alleanza qualsiasi con... gli italiani sono con i tedeschi e i francesi sono con gli austriaci. Guarda te, il caro vecchio scambiotto qua. E anche gli svizzeri sono con i francesi. Mi piacerebbe tantissimo una mano. Gli inglesi non fanno un cazzo. Facessero qualcosa, vi direi. Buono. Comunque, vediamo quello che sa ad arrivare. Ora cerco di far riprendere un attimino le robe e a buttare fuori altri soldati, perché sennò qua dove si va? Abbiamo perso anche qualche brigata. Sta succedendo un casino assurdo perché l'Inghilterra deve aver fatto qualche cagata e non ci sono vestiti di lusso. Cioè, guardate, li produce praticamente tutti l'Inghilterra e sul mercato ce ne sono zero e non puoi farli. Dici, compri il silk, la roba. No, è zero anche quello. Anche questo qua prodotto dai Qing e poi subito dopo dal Kingdom. Io, forse i Qing non stanno, non so, non hanno fabbriche di cazzo di vestiti di lusso, e in effetti non ce le hanno perché prima abbiamo visto. E quindi praticamente è tutto fermo qua, vediamo, Luxury Clothes. No, i Qing ce ne hanno 10 praticamente e se lo tengono per loro probabilmente. Cioè, praticamente questo vuol dire che noi non possiamo costruire né Guards né Hussari, che per quello ho trovato che i Dragoon hanno due di ricognizione e non usano i vestiti di lusso. Cioè, quindi non possiamo usare vestiti di lusso. Cioè, non ci sono disponibili, punto. Non c'è neanche per il governo. Posso anche togliere quella roba qua che non serve assolutamente un cazzo. Che bello! Puttana Eva. Quindi, ho dato un'occhiata anche per il Portogallo. Serve che sia come puppet, non solo in sfera per inchiappettarselo. Quindi non è neanche questo qua fattibile, a meno che non molliamo l'Inghilterra e andiamo con la Germania. Sempre che la Germania ci voglia, perché è alleata con un boato di persone. Ah, la cara vecchia asse qua, vedo. no, non la vedo buona quella roba lì. Piuttosto un piccolo viaggio in Cina, nei Qing, per negoziare un Nikual 3D. Sarebbe mica brutto. Porca di quella putain, perché sennò qua come cavolo facciamo? Liberate puppet, acquire state, cut down in size. Qua adesso è da vedere. E devo andare a prendere qualcosa che c'ha il lino, tipo questo, Winju qua. Qua c'ha il pesce, non mi frega niente, perché è facile da difendere. Prendevi quello, tagliavi fuori la marina e fine. Oppure andiamo Kunming, che è pieno d'oro. Precious metal, no, ma non mi interessa, mi interessa di sbloccare un po' di lino, me. E il lino lo si sblocca solo andando a prenderselo. Ne avevamo un po' in Spagna, ma è andato. Le piantagioni sono morte. Oh mio Dio, che bella conchiulada. Guangzhou sembra Chuantou. O questo qua, uno dei due. Questo qua c'è 1 milione di popolazione, sarebbe mica male. Forse una queer state, quello state qua e basta. Dovrebbe risolverci il problema in toto. Partendo dalle Filippine non ci vuole neanche molto, non è neanche troppo difficile. Potremmo usare le truppe che abbiamo qua stazionate in America. E mandiamo di là e via. Però è un bel palo nel culo tutta sta faccenda qua. Poi sblocchiamo il silk per fare che roba? Per avere del silk e poter fare le truppe. Ma la nostra vera cosa, il nostro vero lavoro finale di questo gameplay sarebbe quello di spaccare i francesi, che lo possiamo fare a prescindere da quello e quant'altro senza andare a imputtanarci la nostra infamia che già è alta. Però gli inglesi si devono dare una svegliata. Se gli inglesi facessero qualcosa di utile nella loro vita di merda, sarebbe veramente bello, tipo costruire delle navi. Io non so, è possibile. Troppi menu del cazzo, Victoria, certe volte. Dove cavolo si vedeva la flotta? 32! 32 navi! Ma cosa fai? Adesso provo a tenerli d'occhio. Provo a tenerli d'occhio, questo 32 qua, e vedere se sale nel giro di qualche mese o annetto, perché sennò è il cancro. E per la domanda delle mosquito qua provo a mettermi in sfera e vedere se funziona, perché è satellite di Nuova Spagna, quindi è puppet nostro, ma è in sfera con gli americani. C'è la decisione di reinglobarlo,
Però devi essere puppet nostro. Cioè, non è... mi sembra un po' una cazzata. Se sei puppet del mio puppet, è mio puppet, no? Una roba del genere. Vedremo. Quindi, comunque, adesso quello che faccio io come, come esercito sono soldati sfigati. Perché se no, non potete fare niente. Ma che bello. Porca puttana, oh. Or dunque, signori, ci sono un sacco di novità. Siamo nel gennaio del 1905 e di acqua sotto i ponti ne è passata. Allora, c'è un sacco di roba, quindi partiamo con ordine. Punto numero uno, cosa faremo ora? Io ero un po' in confusione perché non so, ci sono tante possibilities, però non c'è tanto tempo. Perché entro qualche puntata dobbiamo chiudere la serie perché poi mi si deve liberare lo spazio per la DLC di Hearts of Iron, quindi quello che sarà, sarà. Quindi un obiettivo a breve termine. E non sapendo cosa fare, ho fatto scegliere gli abbonati. Gli abbonati hanno deciso per le Americhe. Andremo, ci spezzeremo via un altro pezzettino da questa barretta di cioccolato che sono gli americani. Che potrebbe essere o la Florida o il Texas, penso. Ma si vedrà sul momento. Però questo è il futuro della cosa. In America abbiamo iniziato, in America finiremo questo gameplay con la Spagna. Poi. C'è una crisi in atto. Una crisi in atto dove gli inglesi e i francesi vogliono una colonia del tutto ininfluente e gli italiani, bastardi, hanno deciso di supportare i francesi. Ora qui non so come andrà. Io sono anche disposto a giocarmi l'alleanza con gli inglesi visto che l'ultima volta non hanno fatto un beremato cazzo, se vi ricordate. E quindi questo è, e lì sarà la roba. Il nostro esercito sta ingranando abbastanza bene, che si fa comunque cagare, 119, ma noi stiamo facendo, ma la nota positiva è che abbiamo, grazie a questa mod, scoperto che esiste una nuova truppa che sono, adesso vabbè qui li ha già costruiti, però sono gli Stormtrooper, che sono più forti delle guardie, che hanno 12-15. Loro hanno 16-17 e hanno più disciplina delle guardie, tra l'altro un 50% in più, e non usano i vestiti di lusso. Quindi possiamo produrne ad iosam. Costano un po' di più della fanteria normale, perché questo 10-10-10, questo 15-15-15. Però tant'è, almeno possiamo muoverci in tal senso, abbiamo delle truppe decenti, cazzarola. E quindi questo è, ho formato altri due corpi d'armata, li ho portati qui, adesso piano piano ci stiamo organizzando, tenendo conto che procede a vedere anche per la crisi adesso quello che succede, perché se per caso, lo dico, se per caso la Germania salta con l'Inghilterra, io salto con l'Inghilterra e noi sulla Francia, guerra mondiale, finita lì, né? Tanto sarebbe divertente se scoppia una guerra mondiale per le colonie di merda. Poi, decisioni importance. Very important decision. Nel 1909, di ritorno dal congresso scientifico panamericano a Santiago, uno storico spagnolo ha pensato di attraversare il Perù e gli è stato invitato a esplorare le rovine inca di Choqquequirau, nella valle Apurímac. Catturato dalle vecchie storie dell'impero Inca, ora lui sta organizzando una spedizione per trovare la capitale, la città perduta degli Inca, che dovrebbe essere Amano Inca, dal loro ultimo imperatore, bla bla bla. Noi possiamo contribuire a questa spedizione ad aiutarlo nella sua missione, ovviamente sganciando grana. Penso che vada bene. Voglio dire, quanti zeri sono quelli lì? 50.000, ci sta secondo me, è un'ottima causa. E in più magari c'è il prestigio. Quindi vai, signore, che non hai fatto neanche il nome. Vai, storico, fai quello che devi fare. Noi siamo con te. Siamo arrivati al milione tondo con quella spesa lì, ma adesso andremo sotto perché per anni gli abitanti delle Filippine hanno vissuto coltivando grano e pescando pesce. Che cazzo devono pescare se no? Però ovviamente questa roba qua non fa soldi. Chi lo vuole il grano e il pesce? Io il grano vorrei però. Vabbè, comunque. Abbiamo studiato con le banche, con i finanzieri, i commercianti, tutto, di inserire invece qualcosa di valore. Che qualcosa di valore si intende il caffè. Quindi toglieremo delle piante, quelle cose lì, e metteremo un'industria di caffè in quelle zone. Il che ci renderà un pochino di soldi in futuro. Anche qui 50.000 partono e nelle Filippine due regioni switchano da pesce e grano a caffè e caffè.
vai così anche lì. Poi, movimenti. Come potete notare, i ribelli del paese sono stati totalmente annichiliti. La gente è rassegnata al fatto che qui non si vota. Ma questo non vuol dire che non possiamo comunque portare avanti delle riforme sociali che mi interessano a noi. Ovviamente le ore di lavoro sono illimitate, cioè lavori fino a esaurimento voglia del datore di lavoro, immaginatevi che bello. Però vedo che qui c'è una richiesta per more press freedom, che noi non gli daremo ovviamente. Minimum wage, che noi non gli daremo ovviamente. Ma qua chiedono, c'è un piccolo... a metà circa Common School Movement, e delle scuole, un sistema scolastico base per avere più immigrati, per avere più educazione, per assimilare meglio queste nuove persone, mi sembra il minimo che possiamo fare. Quindi, bravissimi ragazzi, avete vinto un sistema scolastico di base. Spero che tutti siate felici di questa cosa. Questi sono incazzati, supprimiamoli, sono incazzati a bomba, buono, buono, così almeno... adesso tutti possono andare via felici e noi abbiamo... e più education efficiency, 5%. E questo è, signori. Se la crisi non evolve in qualcosa di orribile entro il prossimo anno, noi reinizieremo a guardare le Americhe con occhio languido. Questa sarà... così è stato deciso e così sarà fatto. Ok, mi dispiace Inghilterra, ma io non mi metto contro Francia, Italia, Austria, Germania, perché te non vuoi smollare o non vuoi fottere una fucking colonia. Quindi la Spagna va di là. E ha mollato. Dio grazie, ha mollato. Finalmente. Sono ancora amici? Non ne ho idea. Allied do it. Faccio prima andare su diplomacy. Sì, siamo ancora alleati alla fine. Non entra sei preso, vero? Perché no, ma neanche. Vedete? Non se l'è neanche presa. Buono così, signori. E anche questa crisi è stata sventata. Stavo già andando vicino al Portogallo perché avevo paura che sarebbe successo il casino. Ma non è successo. Quindi possiamo andare avanti e intraprendere il nostro piano per le Americhe. Non è ancora il 1906. Probabilmente arriverà. Tra l'altro possiamo dopo dargli anche altra roba che vogliono loro. E invece non gli diamo un cazzo. Così imparano. E altre truppe stanno ancora arrivando. Siamo arrivati a 1000, cioè a 120, a 1000 un cazzo. Sono abbastanza propenso da pensare che forse questa volta metteremo in ginocchio una volta per tutte i dannati americani, anche se si stanno riprendendo pure loro. Ma con l'aiuto dei nostri alleati, non guardiamo la California perché non la tirerò dentro, neanche il Messico, tirerò dentro tutti gli altri che sono belli distanti, e li faremo tutti sbarcare o qui o là. Texas è bello grosso, eh? La Florida è un pochino più piccola, però sapete, no? C'è un sacco di gente in Florida, ma veramente tanta. 400.000. Qua parte un bel po' di manpower in quelle zone lì, se ce le inchiappettiamo. E se l'Inghilterra fa qualcosa, partirà anche, immagino, spero partirà anche il nord. Però che vedevo di? Mi sa che per le tempistiche ci siamo, i tempi sono maturi, la puntata di oggi viene alla fine... cos'è? Greece Request Military Aid. Oh mio Dio, contro chi sei Greece? Fammi vedere. Come ha fatto a succedere una roba del genere, io mi chiedo. Scusatemi un attimo. Oh, non ho controllato perché la guerra è scoppiata, però questo ci dice che la Grecia richiede il nostro aiuto militare nel loro conflitto. Non si aspettano che interveniamo direttamente nel conflitto. Ci chiedono semplicemente se possiamo mandargli là dei generali, degli advisor, del cibo, delle armi, qualcosa indirettamente, e poi dopo noi ovviamente magari possiamo riscuotere il pagamento. Il problema è che questo potrebbe ovviamente escalare la cosa e tirarci nella guerra. Perdo 20 prestigio se non lo faccio, potrebbe scalare e tirarci nella guerra. Non so bene, adesso andiamo a vedere perché questa guerra esiste. Poi perché con l'America? Greek Liberation, lui si sentiva così confident che ha deciso di andare in guerra con... ma perché gli americani sono entrati in sta guerra qua? Io non comprendo. Perché gli americani sono entrati in quella guerra qua?
Così, a loro dava il cazzo. Cioè, cosa c'entrano gli americani con la Grecia? Potrebbe scalarla e farci entrare nel conflitto. Questa non è una decisione per nulla comoda, ragazzi. A me andrebbe bene dare una mano ai greci a soldi, ma i greci possono vincerla quella guerra qua? O lasciamo semplicemente perdere, ci mangiamo l'orgoglio, ci mangiamo questi 20 prestigio e stiamo zitti? Perché tanto alla fine chi se ne frega della Grecia? Io voglio finire il gameplay e attaccare l'America, ma perché mi dovete tirare in tutte queste questioni qua? Ho capito che questo potrebbe portarci in guerra con l'America, però c'è invece in mezzo ai coglioni anche la Bulgaria, il Montenegro e la Russia, e quelli là anche se sono dei coglioni adesso che non sono neanche una grande potenza, probabilmente. Esatto, probabilmente hanno comunque soldati a palate e li butteranno dentro come se ci fossero domani. Grecia, buona giornata, buona fortuna, è stato bellissimo. Ragazzi, un saluto e alla prossima puntata con i claim sull'America e quello che ne seguirà. Ciaone!